Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi è mercoledì e io sono Claudia. Ci troviamo qua a Peschiera del Garda, sul lago di Garda, per il nostro approfondimento storico. Oggi siamo alla tabella numero 9 e parleremo di Porta Verona, uno dei due accessi al centro storico di Peschiera del Garda. Come sempre vi ricordo il nostro fantastico servizio di audioguide con le quali potrete scoprire la storia che vi circonda in maniera totalmente anonima. Potete ritirarle tutti i giorni all'info point di Peschiera del Garda in piazzale Bettelloni davanti al comune. È un servizio in quattro lingue, italiano, inglese e tedesco e come sempre il nostro fantastico dialetto veneto. Vi sarà data in dotazione questa mappa e con questo itinerario potrete autonomamente e tranquillamente girare il nostro centro storico ed ascoltare tutte le nozioni storiche molto importanti che vi circondano. Possiamo ammirare Porta Verona, una struttura costruita dalla Serenissima Repubblica di Venezia nel 1553. Come ho già detto prima, è uno dei due accessi al centro storico di Peschiera del Garda. Dall'altra parte abbiamo l'altro accesso che si chiama Porta Brescia. Ma la caratteristica più particolare di questa porta, a parte la sua bellezza, è la scritta che troviamo nella parte alta della struttura, che riassumendola possiamo tradurla così. Guardate questo leone, la sua bellezza e la sua maestosità, state attenti a lui, non provocatelo, perché i veneti hanno questo leone all'interno del loro cuore. È una frase bellissima che a me particolarmente come veneta mi ha riempito il petto, ma questa frase non è stata accettata da tutti, perché quando c'è stato l'arrivo dei francesi a Peschiera del Garda, Napoleone, quando seppe il significato di questa frase, decise di togliere il leone dalla struttura e di distruggerlo. E quindi dopo il trattato di Campo Formio è stato distrutto l'originale del leone. Per molti anni tutte le persone che sono passate da questa strada hanno visto questa bellissima porta rinascimentale veneziana con un buco al centro. Finalmente qualche anno fa si è deciso di far creare una copia bellissima del leone veneziano all'Accademia delle Belle Arti di Verona e finalmente possiamo apprezzare e guardare, insomma, vedere questa bellissima porta in tutto il suo splendore completo. Ai lati del leone potete vedere lo stemma di Peschiera del Garda, ovvero due anguille con una stella al centro che è Venere. La tradizione dice che quando Venere brillava alta nel cielo era il momento migliore dove la pesca delle anguille era più ricca, dato che erano un pesce abbondante nel nostro lago di Garda. Con questa splendida visione di Porta Verona vi lascio, vi auguro una buona giornata e una buona settimana. Vi aspetto per il prossimo approfondimento storico. Ciao!